Se per tutti cosa farò, io non so più restare sola. L'ho capito. Ma Carlino, come sono contenta che sei rimasto. E sono rimasto per forza, la porta è chiusa, mi hai bloccato qua una settimana. Ma com'è possibile? No, dico che ti distrai un attimo e subito si forma la polvere. Ma non è che subito, sono 7 giorni e siamo qua dentro, fatti, è chiaro. Comunque, chiudiamo l'intervista. Sì. Allora, diva, innovatrice, star, dicevamo, e una parola, stiamo cercando una parola per descrivere Patti. Dimmi la parola che ti contraddistingue. Tu non hai fame? Ma... Dai, io ho una fame fottuta, ci spariamo un bel cannolo? No, grazie, ma guarda, a quest'ora un cannolo siciliano è un po' pesante per me. No, siciliano non ce l'ho. Hai detto vuoi un cannolo? Se vuoi ci possiamo fare un bel cannolo. No, guarda, per favore, Patti. No, non ce l'ho. Veniamo a noi. Sì, allora... La parola che ti descrive. Tu ce l'hai un amo? Un amo. Così un andiamo a pesca. Io ci metto la canna e tu ci metti l'amo. Carino. Per l'esca ma carangia. Tu mi distrai. Batti, ce l'ho. Oh, la parola è semplicissima. Vai. Peritifa. La peritifa. La? Penitifa. Questa qui, vabbè, la scorsa settimana era l'amore, ora perché sta settimana è cambiato? Penitifa. No, che è la penitifa la mia parola, è diversa dall'avone, perché la penitifa è diversa, ti spiego perché. Perché tu puoi essere pelife anche se non sei innamorato, mentre se non sei innamorato puoi essere anche pelife, non so se sarebbe una finta penitifa, capito? No, non ho capito niente. Allora... Mi sfugge, allora, è l'alfabeto farfallino, vabbè, tu non te lo ricordi. Patti, io non ce la faccio più. Allora, dai, cafardo, fa fare così. Eh? È l'alfabeto farfallino. L'alfabeto farfallino, guarda, per favore, mia moglie mi aspetta, mio figliolo. È una settimana e non li vedo, per favore, dai, forza, Carlino, Matti, veniamo a noi, dai. Ma tu non mi sembri pelife. Questa cosa mi dispiace tanto. Io sono stata tanto pelife. Per esempio, quando mi hanno incarcerata a Re Bibbia, sai che sono stata in galera? No? Lo so, nel 92 un arrestarono per possesso di hashish. Si dice. Che nostalgia. Sì, che poi. Ma certo, si sta così bene. Io odio stare da sola. Questo l'ho capito. E invece lì si è sempre gente intorno. Comunque è stata assurda l'accusa, perché mi hanno accusata di tenere in casa della droga. Non ce l'hai. No, che non ce l'ho. Ah. Io ce l'ho in casa, la uso e finisce. Ma cosa dici, Patti? Ma certo, scusa, Queste sono tutte male lingue. Sono male lingue. Come sì, quando dicono che io mi sono rifatta. Ma ti rendi conto? Tu non ti sei mai rifatta? Guardami. Ti sembro rifatto? Io sono così come mi vedi. Guardami negli occhi. Sì, dove guardi? Sono qui, Patti. Ecco, Patti, adesso, sono qui. Adesso sei nel campo visivo. Adesso. Sono qua. Adesso sì. Comunque, a penitifa, la differenza del lavoro è molto importante, perché quando sei pelife non puoi essere innamorato, quando sei innamorato puoi essere anche pelife. È la ricerca postiana della penitifa. Ecco, la felicità. Eccola, bravo. La parola di Patti, la felicità. Bene, che felicità. Tutti felici, Patti, grazie mille. Dove vai? Vado via, torno a casa finalmente. Aprite. È chiuso, tesoro. Quando è che tu senti la felicità? Quando sento l'odore dei cammelli. Quando senti? L'odore dei cammelli. Cammelli? Lo sapevi? No, l'odore dei cammelli, me l'hai detto tu. L'ho adesso. Detto io? Me l'hai detto tu. L'odore dei cammelli. È bello, io vado in Egitto, faccio questa cosa così, tu fai il cammello. Sì. Fai il cammello. Io mi cammello, così vabbè. Io mi sdraio sul cammello e sento l'odore del cammello. Capito? Ho capito. È una cosa di noi della. È una cosa di noi della dieta. Tu di che segno sei? Sono dei pesci. Tu vedi che dovevamo andare a pesca? Ecco, supponeva.
carino che sei. Senti, la faccio Lucia, faccio. Vuoi una prendo le canne? No, non andiamo a pesca. Vabbè. Oh, e ti piace dormire quindi sui cammelli? Mi piace dormire sulla pancia dei cammelli. Ogni tanto io mi prendo qualche giorno e così vado a fare il Tuareg. Tu sai cos'è il Tuareg? Certo, lo so. È come il mago Telma, ma serio. Sai com'è il mago Telma, no? Certo, sarebbe però praticamente Massimo Boldi però veggente. Beh, comunque Patti, sono felice di essere stato qua con te. Finalmente abbiamo la parola di Patti e questa è la felicità. Cos'è? La felicità, mi hai detto tu che è la felicità? Ma assolutamente no, carino. Come no? Me l'hai detto ora. La parola del mio cuore è la gorrirezza. Ma mi avevi detto la felicità finora. Ma hai capito male te? Ti prendo un tè alle gambe. No, 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 no. Oggi qui, domani là. Come avete visto?